Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, eccoci qui oggi con Wolfenstein 2 The New Colossus Deluxe Edition. Siamo in America 1911, il nostro assassinio del generale nazista Deat Shead fu una vittoria di breve durata, nonostante la battuta d'arresto i nazisti mantengono sempre la stretta mortale sul mondo. Siamo B.G. Blazkowicz, alias Terror Billy, membro della resistenza, flagello dell'impero nazista è l'ultima speranza di libertà dell'umanità. Solo noi abbiamo il coraggio e le pistole e l'entusiasmo per tornare negli Stati Uniti, uccidere ogni nazista in vista e innescare la seconda rivoluzione americana. Buona visione. Costa del Baltico 1961. A quanto pare è messo leggermente maluccio, devo dirlo, Eccolo. Stasera tuo padre non torna a casa. Allora ragazzi, come state ben notando, in alto a destra dello schermo ho messo tutte quante le statistiche di questo gioco. Siamo intorno ai 94-95 fps. Se vi dà fastidio questa cosa, potete dirmelo qui sotto qui nei commenti e toglierò i parametri del gioco. Eccoci qua. Allora, dobbiamo scegliere per l'appunto chi e chi sacrificare. Io direi il giovanotto qui. Sì ragazzi, è purtroppo una scelta veramente molto molto imbarazzante. Oh, razza di stupido! Pensavi che ti avremmo lasciato qui? Gesù Cristo, gli escono le fattute a budella! Premi sulla ferita, usa le mani! Non va bene. Portatelo sull'elicottero! Piano, piano! Uno, due! Sono fortunato. Ho portato a termine ciò per cui sono nato. Eccoci che ci portano in elicottero. Maronne santissima ragazzi. Vediamo un po' anche se vi garba questa serie di Wolfenstein 2 The New Colossus Deluxe Edition. Vediamo un po' a quanti di voi potrebbe garbare questo titolo. Io in tal caso ragazzi non l'ho mai giocato, però ci posso fare un piccolo pensierino. Va da sé se ci sono visual e like. Lascia che ti mostri una cosa, Billy. Mio padre mi disse che se avessi... Olè, e che ci consegna? Avrei dovuto dargli questo. Un 100 euro? Ah, è un anello, bene. Scusate, siamo nel 1961, ma lì il calendario è del 1919. È ciò che chiamano un cimelio. Quando incontrerai una persona speciale, donale questo anello. Ha un valore inestimabile. Oh, chi c'è? Chi è arrivato? Dovrebbe essere arrivato, credo, il marito o nostro padre, credo. Già, per l'appunto, sta salendo. Eccolo. Eccolo là sotto lì, il buon uomo vestito molto chic. Ho vissuto rettamente. Abbastanza da guadagnarmi il paradiso. Ed eccoci qua che ci porta dove non si sa. Sto andando all'inferno. Tira bombate. Ah, devo asportare gran parte dell'inferno. Scusi, buon uomo, sa che cosa sta... Oddio, sa che cosa stai facendo? Oh, marone, ma che è l'intestino? Ah, Dio santo. Santissimo, maronne, che cos'è? Pure in bocca te lo metti quel coso? Mi serve luce! Oddio raga, mi fa male la panza a me e non a lui. Sì, perfetto, ci ha chiuso nell'armadio con il cane. Non se lo merita. Non dire stronza, te l'ho visto con lei. È solo un ragazzo, non ha colpe. Lei gli piace. È abbastanza grande da sapere che non dovrebbe passare il suo tempo con una sporca negra. Non ti lascerò fare del male a mio figlio. Non più. Non puoi immaginare. La donna non vuole che questo signore / nostro padre non ci faccia del male e quindi ci sta proteggendo nella maniera più giusta che una mamma potrebbe fare. Li ho visti insieme, Sofia. A sbaciucchiare.
infilarsi sotto il pioppo. Non può andare avanti così. Ho faticato troppo a lungo per lasciare che mio figlio mi rovini la reputazione perché gli piace una negra. Rip, non possiamo vivere così. Cucino, pulisco, vado alle stalle e al campo. Non sei solo a lavorare, Rip. Ok, mannaggia lui. Ti disse di farlo. Ci stiamo indebitando, siamo indietro di 3 mesi con le bollette. Hai gettato al vento tutti i soldi di mio padre. Stai giocando con il fuoco, Sofia. Chi credi di essere? Non sono il tipo di uomo che si lascia trattare così. Non sei più l'uomo che ho sposato. Ho sposato un uomo che non avrebbe mai lasciato morire di fame la sua famiglia. E Dio mi aiuti, non ti lascerò fare del male a mio figlio. Chiudi quella cazzo di bocca o te la chiudo io. Chi credete di essere, dannati ebrei? Pensate di avere una risposta per tutto, ebrea saccente del cazzo? Ti ho sposata per i soldi di tuo padre, ma sei solo una palla al piede, sempre a ficcare il naso nei miei affari invece di preoccuparti dei tuoi. Se non sai insegnare al ragazzo come ci si comporta, lo farò io. Stai lontano! Guardalo, che figlio di butt, guardalo pure. No, dai. No, no, ma guarda che figlio. Sto nell'armadio, mi fai venire il volta stomaco. Ma guarda che figlio di butt, guarda che figlio di butt, vai. Continua pure, mezza sega. Te piglia ammazzate, stronzo di merda. Ti prenderanno di mira, ti distruggeranno, ti faranno ingoiare la merda. E tu cosa farai? Non sei nemmeno capace di difenderti. Ti insegno io come si fa. No, dai, poverino. Respira piano, Blaskovic. Rimettiti in sesto. Sì, sì. Sì, sì, certo, come no. Il circolo Kreisau è risorto. Avrò bisogno di te a mio fianco. Certamente, cara. Sì, io ho chiuso gli occhi, buonanotte. Questa qui è nostra moglie. Dovrebbe... sì, perché c'è il pancione. Mi senti? Lo senti, ciccio? Senti il bebè che si muove all'interno. E sto stronzo qua ci ha portato in cantina. Benissimo. Manco peggio di un cane. Ehi, pure. Ma guarda che stronzo. Guardalo. Beh sì, è ora di cena. Guarda che fi... E da nessuna parte fregna pure quanto vuoi. Nella vita dovrai prendere decisioni difficili. A volte guarda che stronzo. Dovrai essere veramente cattivo. Uccidi o vieni ucciso, i vecchi e i deboli. No. No. Scarafaggi, quei malintenzionati e buoni a noi. No, che dai, non è vero, devo uccidere questi uomini bianchi. Sta a noi ripulire il mondo da quella feccia. Sta a te. Dito sul grilletto. No, 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 no. Così. Ora. No. Ecco perché ho mirato leggermente più a destra. La mamma che c'ha un occhio viola. A sinistra, mannaggia lui, ma sto figlio di butt. Ciao Blaskovic, come va? Tutto bene? Sottomarina nazista catturato martello 26 giugno del 61 da qualche parte dell'oceano. Sono io. Sono io. Sì, sei tu. Sì, sei tu, Terror Billy. Ehi, che cos'è? Non te reggi manco in piedi, guardalo. Guardatelo, raga, non si regge neanche in piedi. I vecchi. Poraccio, poraccio. Sono spacciati. Oh. Oh oh. Oh oh. Perfetto. Ottimo, inizia già la guerra. Tra i nazisti. Benissimo. Ciccio, ci dai un'arma? Gentilmente, caro? Copri R. P.
Penos. Allora, obiettivo, oddio ragazzi, siamo su una cavolo di carrozzina. L'indicatore a forma di diamante indica il tuo prossimo obiettivo. Usa la funzione di suggerimento per ottenere maggiori informazioni sulla direzione e sulla distanza del tuo prossimo obiettivo e per visualizzare un promemoria sul tuo obiettivo attuale. Quindi premi G per un suggerimento. Ok, perfetto. Sotto assedio. Ciccio, mi dai un'arma? Caro? Oh, tate zitto, tate fermo e non te zardà. Ti stanno cercando. Grazie caro. Mamma mia, che sorta, che cavolo di proiettiloni, raga, eh. Oddio. Ma con la mano? Ma con la... Guardali, guardali, nazista, guardali, maledetto. Questo è il nostro sottomarino, non lo riavrai. Ok, quindi perciò niente, niente sottomarino, niente sottomarino, guardali, guardali, guardali. Raga, noi qua stiamo a fa pure le figate sulle sedie a rotelle. Mannaccia a voi, mannaccia, che cos'è? Stiamo a fa le figate pure sulle sedie a rotelle, guardate qua raga, guardate. Resisti, qua che figata. Ah sì, non ti sta preoccupare. Vai così, vai così. Ma ci posso salire da sopra qua? No, eh? Deduco che non si va. Ah, ok, perfetto. Quindi vai e premi E per andare sopra con l'ascensorio. Date zitto, buonina cuccia te. E che cos'è? Ma guarda un po' sti strunz. Scusi, buon uomo? Ci è permesso? Ma chi cacchio... Ah, benissimo. Ci abbiamo un vetro di sfondamento. Guardali. Maledetti strunz del manga. Non muovere un muscolo finché non te lo dico io, capito? Capito? Non scorreggiare nemmeno, le microonde ti ridurranno in poltiglia e tu non puoi diventare poltiglia, vero Simpson? Ok, aspetta. Mando cappero, sì. Aspetta, ma pure con le scorregge mi devo sta... Ma pure con le scorregge mi devo sta fermo? Il bagnato significa che il sistema funziona, vieni. Vieni. Ok, grazie caro. Però te potevi inventare qualcosa di meglio. Eccomi qua caro. Apri. Eccoci. Salve buon uomo. Con la nostra bellissima carrozzina. Meglio di un'auto a due ruote. Ma non esistono manco. Ma vabbè. Federsen fece nazista. Blaskovic sono felice di vederti sveglio. Ma non dovevi alzarti dal letto. L'ultima volta che l'ho vista era con Caroline a difendere l'ascensore della torretta. Dimmi come raggiungerla, Seth. Ingle, sei stato a letto per 5 mesi. Il tuo corpo non funziona. Ti rendi conto? Hai i reni distrutti, ma magari hai difficoltà a urinare, a usare il tuo schmeck e a fare molte altre cose. Non c'è cose. Tempo, dimmi solo. Frau Engel. Bene. Ti sta cercando, ha mosso Marie Monti e ora è riuscita a trovarti. I nazisti sono entrati nel sottomarino. Molti feriti, molti morti. Io sono rimasto separato dagli altri. Devo andare. No. Arquinist Kancheining, ho detto di no. Seth, dimmi come arrivare all'ascensore della torretta. Tu sei un Nokshn, testardo come un Nokshn. D'accordo. Dunque, Ciccio, stiamo a cercare nostra moglie. Tra noi e l'ascensore della torretta, ma... Ho messo diverse trappole che però non ho avuto il tempo di attivare. Tieni, guarda qua, è una mappa. Mostra la posizione delle trappole. Usale contro quei farcapte fasciste. Ok. Certo, caro, sarei servito, Ciccio. Cerca di non farti ammazzare, per piacere. E ora vai. No, ma copri il coso là sotto. Le parti si sono invertite, signora. Ora sono io a cercare te. Ok, allora abbiamo una mappa, talenti, armi, extra e tutorial. Missione principale, quindi dobbiamo raggiungere l'ascensore della torretta e raggiungi Seth, già fatto. I talenti abbiamo furtività, caos e tattica, quindi possiamo andare a migliorare i nostri talenti. Le armi anche ci dicono per tutto quello che dobbiamo sapere su un'arma, quindi abbiamo armi. E poi abbiamo gli extra, oro, carta stella, bozzetti, giocattolo di Max, carta della morte e dischi. E poi abbiamo anche i tutorial. Perfetto, ottimo. Ok, allora dobbiamo andare, ovvero dobbiamo scendere giù per le scalette. Oddio, oddio. Oh, oh, però ci stanno una guardia che è di qua. Calmati, concentrati sulla missione. Disattiva le trappole di set. Ah, attivate, perfetto. E disattivate in questa maniera. No, ma che ma no, ma dai, ma veramente, ma sei serio? Ok, devo disattivare. Ah, così sono disattivate.
Ok. Morici maledetto. E che cos'è? Sì, lo so, abbiamo fatto un po' de casino, ma non fa niente. Mappa. Aspetta, com'è che era la mappa? Scusate. Ah, eccola qua. Dobbiamo raggiungere quest'area. Vediamo un po', raga. Guardali maledetti. Da dov'è che mi stanno a sparare? Eccoli qua. Beccati sti due maledetti stronzi. Fai ciò che devi per tenere tutti in vita finché non arrivo. Perfetto, che detta così suona malissimo, ma vabbè, ci siamo capiti. Ma possiamo viaggiare con sta cosa? Presumo che non si vada di qua. Ma possiamo correre con sta cavolo di carrozzina, noi altri peraltro? Devo andare di qua, deduco. Deduco che sia così. No, mannaccia la miseria, mi ci sto andando a impanicare di brutto adesso, eh. Fatemi dare un'occhiata, forse magari... No, vabbè, ma comunque sia, non posso andare per le scale. Ma dovevo scendere per le scale o no? Questa parte qui è chiusa, che non posso passare. Benissimo, ottimo. Di qua nemmeno non si passa, perché è chiuso. No, di qua nemmeno. Mannaccia la miseria, oh. Quindi di qua, ragazzi, non si passa, ma non è che dovevo andare di là. Allora, vediamo un po'. Ma mi sa tanto, ragazzi, che io non dovevo scendere di qua, eh. Ok, quindi così sono attivate le trappole, mentre così sono disattivate. Ok, diamoci una sbirciata qua alla mappa. Aspettate, perché ho trovato un altro po' di vita. Ma tra l'altro non posso andare avanti. Perché? Per quale fottutissimo motivo? Non è che dite che posso oltrepassare questa roba. No, mi sa proprio di no. Ma non è che forse magari ci sarà un'altra zona da poter percorrere e quant'altro? Ah, mali mortecchi vostri. Mannatevena. No, no, non è nemmeno di qua. E che cos'è? Cioè, com'è che faccio a scendere io mo da qua? Sempre se devo andare di qua, mo non lo so. Allora, ragazzi, ho ricominciato la missione da capo. Allora, se attivo questo, dov'è che va a finire? Ah, ok. Ottimo. Mi sa che non devo scendere le scale, ma devo proseguire di qua. Da quello che ho capito, Da quello che ho capito. Più che altro, mi sa di sì. O no? Aspettate. Mannaccia la miseria, oh. Mostrami la mappa. Se io scendo di qua, abbiamo un paio di uscite. Vai, ammazza tutti sti quattro. Ciccio, accuccia, buon uomo. Ok. Ma io, ragazzi, deduco che devo andare per forza di qua, perché non c'è altra strada. No, vabbè, ma farmi trasportare con sto coso là, no. Cioè, ah, ma veramente? Ma che cosa? Dai, non ci credo mai nella vita, raga. Non ci credo mai nella vita. Cioè, io dovevo andare di là per prendere quel cavolo di cosi per poter arrivare dall'altro lato. Ciccio, grazie per la tua confidabile resistenza, però voglio dire, no, te sei fatto sgamma. Quindi deduco che questa qui sia la sala macchine. Sia la sala macchine, non lo so. Dai, su, Ciccio, muoviti a camminare con sta cavolo di seggiola a rotelle. Eccola. Ma mo da dov'è che se va? Deduco che si vada da qua. No, di qua non ci posso nemmeno andare, perché sennò qua scendo di nuovo di sotto. E io non devo scendere di sotto, ma devo andare di qui. Vediamo un po'. Non è che forse magari ci starà. Ah, ok. Ok, ottimo. Dai, ma guardate un po' qua. Ma che figata. Cioè, dai, non ci posso credere, ragazzi. Hanno inventato una strumentazione per poterlo far passare con la seggiola a rotelle. Sì, io la chiamo seggiola, che poi è una sedia a rotelle, ma non una seggiola. Ma vabbè, ragazzi, dai, su, ci siamo capiti. Oh. Devo scendere di qua. Oh, attenzione panico. Oi, dove sei? Buon uomo, accuccia qui, buonino accuccia, ho detto. Anche voi buonini accuccia. Buona accuccia, ho detto. State bonini. Vai. Damose. Quindi, adesso da dov'è che si vada? Presumo di qua. Ok. Caroline, sto arrivando, in men che non si dica, con la mia seggiola a rotelle. Non te sta a preoccupare che il maritino tuo tra un po' arriva, eh. Aspettate, riga. Non si torna più indietro. Certi le armi e si arrenda. È la vostra unica occasione. Consiste
Ma che cacchio di oddio, ma che cappero di sistema che si sono inventati. Addio la seggiola. Addio la seggiola a rotelles. Mannaccia la miseria, mannaccia. Mo che mi stava a garbà sta cavolo di seggiola a rotelle. Qua ci potevo fare pure i tuning. Ma pensa un po' di... Ma che cos'è? Ah, sì, 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 zitti, zitti, zitti. Ok. E vai all'ascensore della torretta. Ok, quindi abbiamo trovato credo cose, non lo so ragazzi, non lo so. Ci stanno una marea di strade che posso prendere o intraprendere altre strade nuove. Una di quelle per porca non lo so nemmeno mica io dove cavolo devo andare però ragazzi, deduco che devi andare, devo andare qua, no, aspettate. Aspettate perché qua, ah ok ok ok, ottimo 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 ottimo. Perfetto, vai, clicca quel pulsantino. Ma si sale dove però? Scusi, buon uomo. Ah, ok, dobbiamo salire di qua. Attenzione, buon uomo, con sta seggiola a rotelle qua. Ciao caro, ciao caro. Io qua me ne vado, mi trasporto qua così senza un minimo di rispetto. E che cos'è? Eccoci arrivati. Un po' leggermente difficilotta questa missione, però devo dire che mi è piaciuta. Oh, oddio. Dove vai, dove vai, dove vai? Tate calmo, stai zitto. Lascia stare il mio uomo! William... Oddio, dammi un bacio. Rassicura la mogliettina, che poi devo dire perché c'ha delle ciglia più scure e più chiare a destra, anzi a sinistra, e quelle più scure a destra, ma non si sa. Okay. Oh amore mio, eh sì, è ribaltato, però coprigli quel coso, oddio, ma gli ha fatto saltare la testa a quello. Copri le perotas. È un po' ingrassata. Senti, dice che avremo dei gemelli. La madonna, che allora vi siete dati tanto, tanto da fare sotto le coperte, Ma sti due zozzoni, zozzoni. Piano con le zozzerie che vi fanno male alla salute. Se sopravviverete ci sarà tempo per schmuzzerai. Ora bisogna uscire sul ponte. Andiamo sul ponte. Aspetta, William. La madò. Sì, ma che è sta roba? Spara! Spara! Così si fa. Sorridi! Questi qua dovrebbero essere i nostri amici. Caroline è questa qua. La moglie, non mi ricordo com'è che si chiama. Merda, ho fatto confusione dall'inizio, raga. Mi scuso. Eccala. Stesa pure la signorina. Perfetto. Noch so ein böser Junge mit einer Waffe. Loslassen. Loslassen. Sigrun, warum atmest du so schwer? Ich weiß nicht, Mutter. Ah, das weißt du nicht? Die da, abführen zum Verhör. Ja, Mutter. Du hast die vereinbarten Leibesübungen nicht gemacht und deine Diät nicht eingehalten. Ja, vergib mir, Mutter. Ich habe gestern ein kleines Stück Kuchen gegessen, nur ein ganz kleines... Du dumme Kuh! Du bist eine Schande für deine Rasse und für deine Familie. Was werden die Leute sagen, wenn du in eine Klinik für Fettsüchtige kommst? Eine Generalstochter. Was für eine Schande. Los, Wange halten. Ist nicht mal eine Backpfeife wert. Sì, ma non c'è manco bisogno di perdere tempo. Da bin ich mir sicher. Ma che ne sei te? Dentro uomini, andiamo a cercare Terror Billy. Terror Billy, dove sei? La madonna, proprio dal collo. William Joseph Blaskovich, conosciuto anche come Terror Billy. Sono intenzionata a risparmiare le vite dei tuoi compagni d'equipaggio. Se ti arrendi, lascio le porte aperte. Vieni qui da solo. Sì, certo. Come no? Contaci 10 volte che io vengo da solo. Sì, sì, certo. Come no? Non andare, William. Ma hanno preso i nostri amici. Ha intrappolato il sottomarino. Cosa possiamo fare? Hai ragione, Ingle. Devi trovare il modo di liberarlo una volta che sarai là sopra.
Non posso perderti. Sei debole, William. Ma no. Non puoi combattere. Troverò. Ma sì che posso. Tanto cicatrice più, cicatrice meno. Ma non te preoccupa, ciccia. Halt! Halt! Non è che vuoi investirci con la tua sedia a rotelle? Ma dai, ma che stronzi però, dai. Vabbè, pure senza mutande. Pure senza capatuio. Da ist er ja. Gut. Runter mit der Rüstung. Non provare a toccare. Oddio, ma così ci toglie l'armatura sto stronzo? Ecco. Ma guarda un po'. Il grande. Quasi mezzo ignuda. Che striscia nella sporcizia. Blaskovic, sei sveglio. Ciò che resta. No. Di me, sono qui per voi. Sto dormendo. Come va, Caroline? Non so come abbia fatto. Devo aver sbagliato qualcosa ed è riuscita a trovarci. Ho rovinato tutto. Eccola. Benissimo. Grazie. Caroline Baker, e beh, quindi che devo fare? Un eroe. Di essere tanto forzuto e gentiluomo, ma non lo sono. Tirate sullo storm. Fai schifo, ciccia. Ah, oddio, oddio, che cos'è che succede? Non lo sai. Sei solo il beniamino della sporca feccia dei bassifondi, degli schifosi scarti della società che marciscono nei ghetti. Ma quando sì, certo. Fanno, cambieranno idea. Ti trasmetterò in mondo. Ragazzi, ho attivato i sottotitoli per tutti. Ma che c***o te ridi, stronzo, che tu sarai il primo a farti saltare la testa. Uno storpio, un relitto umano che piscia in un tubo. Oddio, ah, è vero. Te ci morirai prima o poi, ciccia, eh. Eccala. No. No. No, ma non puoi farlo. Non dire idiozie. La resistenza non si piega. No, ma che stronza. Dai, sei a posto. Mach schon. Befrei ihren Kopf von ihren Schultern. Du hast mein Tagebuch gelesen. Leg dich ab! Köpfe sie! Oder du kannst dich auf was gefasst machen. Los! Los, los! Mo mi sa che deve essere lì che taglia la testa a uno di loro due o a lei. Mi sa, ah no, lei mi sa che sopravvive. Capo del circolo Kreisau. Il genio criminale. Non arrenderti mai, Blaskovic. Non darla vinta a questa gente. O forse no. Porca puttana, vi ammazzo tutti. Penso che... Cristo santo, vi ammazzo. Un'altra subuola. No. No, dai, ma non è vero, ma non ci credo. Ma che stronza però, dai.
Ma che stronza però, dai. Un attimo fa era qui e ora se n'è andata. Che dici, questi occhi hanno mai incontrato l'amore? Bacio, bacio, bacio. Cioè, ma questa qua è veramente antecappata. È perversa. E poi dice a lì che è perversa. Ma te sei peggio di lì. Dai, guardala, ma che stronza. Cioè, si diverte a giocare con la testa di altrui? Eccala, mamma mia, che sventolone. No, anche? Ma che figlio di butt. Gli ha tagliato il braccio. No, dai, ma non ci credo. Blasco, mettila su. Dai, dai, forza, muoviti prima che uccidano a quello che non mi ricordo nemmeno come boia si chiama. Dai, dai, forza, dai, muoviti. Dai, olè, ottimo. Mannaccia la miseria, povera tizia, raga. Mi dispiace veramente tantissimo. E mi dispiace pure per il tuo abbraccio, caro. Sta a posto? No, ma devo dire proprio di no. Dammi una ragione per non farti saltare le cervella. Parla lentamente. Sono un po' disorientato dall'emorragia. Dai. Posso fornirvi informazioni? Ecco, brava, è quello che ci vuole. Posso dirvi come liberare il vostro sottomarino. Ci sono delle capsule di salvataggio da quella parte e conosco i codici per aprirle. Frena, 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 come liberiamo il sottomarino? Quella porta... Raggiungi i controlli, raggiungi i controlli. Posso disattivare i bracci elettromagnetici usando i controlli. Devo trovare il modo di raggiungerli. Dei bracci elettromagnetici? Caroline. Da lì potete disattivarli e liberare il sottomarino. Quindi la puoi aprire? Sì. E dai, apri. Forza, dai, okay, che ce ne dobbiamo andare da sto posto di MS. Libera il sottomarino. Non credo che ti sarei... Mi spiace per la vostra amica. Zitta, ragazzina. Deduco che devo andare di qua a spazio per saltare. Aspettate, non ho capito. No, 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 non ho capito, non ho capito. Allora, armatura potenziata. Usa l'attacco con... Ah, schianto dell'armatura potenziata per rompere le grate sul pavimento. Distruggi le casse o attaccare i nemici dall'alto. Premi spazio per saltare. Mentre sei a mezz'aria, premi CTRL sinistro per eseguire un attacco con schianto. Ah, ok, perfetto, così. Ottimo. Non si può che provare rispetto per uno che perde un braccio e va avanti come se niente fosse. Appunto, ciccio. Deduco che debbi andare, sì, di qua. Ok, ottimo. Eccoci qua. Salve, buon uomini. C'è nessuno? E qua invece, adesso, trovo un attrezzo per aprire il portello. Bene, perfetto. Mondo, voi... eccolo qua, eccolo qua. Un'ascia. Dai, su. Sì, appunto. Sì, sì, sì. Deduco proprio di sì. Scusa, buon uomo. Ah, ok, quindi tenendo premuto il tasto centrale del mouse, quindi la rotellina, possiamo usare l'ascia. Olè, perfetto, ottimo. Dunque, devo ficcarmi da qua. Ah, aspettate che magari possiamo fare pure uccisioni. Eccolo. Oh, oddio, mamma mia. Poraccio. Poraccio, è morto malissimo, è morto malissimo. Pace all'anima sua, anzi, che pace all'anima sua, sta ceppa. Ci ha ammazzato l'amico, allora, senti, anzi l'amica. Prima di andartene proteggi la nostra gente, mentre mi occupo di questa cosa. Sì, ok, olè, ottimo. E deduco che dovremmo andare verso destra. Quindi aspettate perché ho trovato una pistola, ma serio? Vai, apri qua. Vai, Damose, ficcati qua dentro, che detta così suona malissimo, ma vabbè, ci siamo capiti. Scè, dobbiamo scendere di sotto. Ah, oddio, sì, perfetto. Di qua, deduco, di qua. Eccala. Oddio, mi sa che ho fatto danno. No, non ho fatto danno. Pensavo che avessi fatto danno. Scusate, buon uomini, da dov'è che vado? No, ma non è che... Aspettate. Ah, una granata. Ottimo.
Ottimo, benissimo. Segnale rilevato. Premi G per vedere, ok. Quindi io sono qua e qua ci stanno due segnali più una scala per poter scendere. Deduco che forse magari dovrei fare la stessa cosa che ho fatto prima. Ok, ottimo. Ma come raga, famo tutta la Rambo. Tutta la Rambo. Sì. Dai, dai, morice, perfetto, ok. Ole, ottimo. Ottimo, ragazzi, ottimo. Allora, vediamo un po', sono qua. Aspettate perché ci stava il... Ole, mamma mia, raga, manco Rambo veramente qua, Guarda qua, e che ve lo dica a far, raga? Che ve lo dica a... Bene, ecco qua, dovrebbe essere questa qui la parte con cui dobbiamo interagire. Ok, ottimo, perfetto. Ma mi sta pigli... Aspettate perché ci stanno... Oh! Bellissima, bellissima questa qui, la voglio tutta quanta mia, la voglio io. Apri qua, granate al massimo, ok, quindi deduco che dobbiamo scendere di qua e abbassarci per poter andare di qui, ok, ottimo. Che poi peraltro, do buia è che stiamo andando? Boh, non lo so nemmeno io ragazzi, ok, di qua niente, quindi deduco che si vada di qua. Tira la leva, ok, emmo. Usa una granata per distruggere il serbatoio. Ah, ok, perfetto. Ma potevo andare benissimamente di qua. Com'è che faccio ad equipaggiare le granate, ciccio? Com'è che faccio? Numero 3? No, numero 3 deduco di no. Ah, ok. Ho trovato un'altra uscita. Ok. Ah, era voluta come cosa allora? Era voluta come cosa? Sì, deduco... Oh, ciccio? Ma da dove mi hai beccato peraltro? Di qua? Allora, qua ci abbiamo tutto quanto al massimo, ragazzi. Sì, deduco che mi ha... Guardalo che figlio di boot che mi ha mandato pure la... Aia, maledetto stronzo. Mi ha mandato pure la... la granata. Scusate, ragazzi, ma non riesco manco a parlare perché sono abbastanza concentrato al massimo, devo dire. Qua saliamo di sopra, maledetto stronzo. E che cacchio t'aveva visto a te? Sì. Toh, beccatevi queste, maledetti stronzo. Che cos'è? Guarda qua. Nazisti che stanno a volare come se non ci fosse un domani. Però devo dire ragazzi che è molto molto lento a cambiare arma però, guarda lì, ma che cazzo stiamo a fare, giro giro tonto? Naccia la miseria, mannaccia, non abbiamo più non abbiamo più granate. Però ci abbiamo una marea di munizioni qua a terra, Oh ciccio, vi che mo mi hai rotto le palle, mi hai rotto. E che cacchiorola. Quindi tutto quanto al massimo. No, non siamo al ma... Guardalo, ma sto stronzo, ma che vuoi? Ma fatte gli affari tua, va. Caroline, sto soffrendo. Mi presti le tue ali? Ok, diciamo che è un po' leggermente malatuccio il signore, Quindi non sta tanto bene il nostro Billy. Allora, aspettate perché io qua vedo un po' di segnali di qui e un po' di segnali anche di qua. Aspettate, però mi dice di ritornare sopra. Aspettate un po', non è che devo andare... Aspettate, no, ok, quindi devo scendere di sotto? Deduco? State zitto. Ci siamo, ecco i controlli. Ok. Tira la leva, ye. Ammazza da zisti, du. Bella sta tuta peraltro. Anzi sta mega tuta corazza. Guardalo. Oddio, ce l'abbiamo fatta, raga. Non ci credo, ma ce l'abbiamo fatta. Guarda! Fatemi a qualcosa se volete salvarvi la pelle! Ah, avevo capito le palle. E guarda che malati tutte e due. Cioè, che poi voglio dire, no? E mo' i nostri amici che fine hanno fatto? Ah, ok, quindi ritorno a galla. Ottimo. Sul fianco, bombate! Sul fianco! Ok, fai così, su e giù! Ce l'ha fatta! Ok, presto! Dobbiamo immergerci subito! Splendido, Blazkowicz! È andata bene, Ingle! È andata bene!
Molto incazzito, molto incazzito. Ho lasciato il martello di Eva e sto tornando dai nostri. Odio chiedertelo, ma resterai da queste parti. Così potrò tenere le tue ali ancora un po'. Ok, ottimo. Allora, risaliamo sopra, facciamoci un po' di manbassa di Ekalla. Oddio, mamma santa, ma chi cacchio t'aveva vista a te? Sì, questo qua, raga. Cosa? Questo qua non lo facciamo fuori né mai né mai. Ah, l'abbiamo fatto. Oh no. Ma veramente, ma serio? Ma siete seri? Q per abbassare, selezionare. Ah, ok, perfetto, ottimo. Ah, quindi premi V per selezionare. Ok, quindi adesso da dov'è che si va? Deduco che si torna a casa. Deduco che si torna indietro. Spero che si ritorna a casa. Non lo so, ragazzi, non lo so se dobbiamo tornare a casa o meno. Sì, dobbiamo andare. Ah, ok, quindi credo che devo prendere l'arma, quella lì grossa, più grossa. Ah, ma l'ho lasciata là a terra, ma serio? Guarda qua. Olè, ottimo. Ma che soldate, ma state zitto, state. Toh, beccate questo. Ecco qua, olè. Vai, toh, beccate per questo. Beccate questo e te. Sì, andate a rifugiare là dietro. Guardalo. E che cos'è, ma muorici male. Muorici malo. Deduco che si vada di qua. Deduco proprio di sì. Guardalo, il figlio di... Guarda, maronne mia, ragazzi. Ma questo qua scioglie tutto. Cioè, rompe tu... Eccola. Benissimo, abbiamo finito l'arma. Sì, certo, come no. Mo, ciao caro. Abbassa qua. Pigliati questo. Oddio. Ah, ok, di qua, ottimo. Aspettate, che cavolo è che avevo... Ah, sì, una marea di robe, ok. E ok, dai ragazzi, allora io concludo qui questo primo appuntamento della serie di Wolfenstein 2 The New Colossus Deluxe Edition. Voi, mi raccomando, lasciate like, commentate, iscrivetevi, attivate la campanellina, condividete questo video per aiutare la serie e il canale a crescere. E noi ci rivedremo in un prossimo video. Ciao ragazzi!